gli angeli nell'esperienza spirituale del Beato Enrico Suso. Il Beato Enrico Suso, uno dei massimi esponenti della spiritualità tedesca del secolo XIV, definito il più amabile dei mistici germanici, per la sua sensibilità affettiva e il suo linguaggio poetico, ricco di immagini suggestive, ci ha lasciato nell'autobiografia, scritta in terza persona, una testimonianza viva della sua vita spirituale, seguita costantemente e confortata dal soccorso angelico, fino dai suoi anni giovanili, ancora principiante nel cammino della perfezione. Il Beato Suso sperimentò innumerevoli volte, dopo periodi di sofferenza, la celeste compagnia degli angeli. Allora il soffrire gli diveniva leggero a sopportarsi e dimenticava pure di essere stato tanto tribolato. Una volta egli chiese ad uno dei luminosi principi celesti che gli era apparso di mostrargli la dimora di Dio nella sua anima. L'angelo l'accontentò e Suso poté osservare nel suo petto puro come un cristallo, proprio nel centro del suo cuore, la sua anima stretta fra le braccia del suo amato Signore. Fu una vista grandiosa, consolatissima per il Beato, il cui unico desiderio era quello di raggiungere l'unione perfetta con Dio, che la visione chiaramente simboleggiava, e di condurre tutti a questa meta. Sappiamo, cari amici degli angeli, che qualora nel nostro cuore non alberga il peccato mortale, vi dimora Dio con la sua grazia, e quanto più ci impegniamo in un cammino spirituale di fede, di speranza e di carità, tanto più il Signore si unisce strettamente a noi nell'amore. Il nostro angelo custode, che si associa alla voce della nostra coscienza, ce lo assicura. E se Dio ci ama, anche gli spiriti celesti ci amano. È ciò che vuole significare quest'altra visione del Beato. Essendosi egli recato all'altare per dire messa, arrivarono moltissimi leggiadri bambini, angeli, con dei ceri accesi, allargavano le braccia e lo abbracciavano ognuno singolarmente e lo premevano sul loro cuore. Interrogati, risposero. È così caro al nostro cuore. Dio opera ineffabili meraviglie nella sua anima. Gli angeli eletti furono per il Beato Suso degli autentici maestri di perfezione. Gli insegnarono il vero significato, la preziosità della sofferenza, che Dio non fa mancare ai suoi amici, per purificarli e renderli degni dell'unione trasformante con Lui. Ecco una visione emblematica a questo riguardo. Il Beato fu condotto in un luogo dove c'era un grande assembramento angelico. E uno di essi, che gli era più vicino degli altri, gli disse: «Tendi qui le mani e guarda». Egli tese le mani, guardò e vide che al centro della mano spuntava una bella rosa rossa, con le sue foglioline verdi. La rosa era così grande che copriva la mano sino alle dita, era così bella e luminosa che arrecava agli occhi grande piacere. Girò le mani di fuori e di dentro. Era da entrambe le parti una vista deliziosa. Disse con grande stupore del suo cuore: «Caro compagno, cosa significa questa visione?» Il giovane, l'angelo, rispose: «Essa significa sofferenza e poi sofferenza e ancora sofferenza e di nuovo ancora sofferenza che Dio vuol darti, e cioè sono le quattro rose rosse a entrambe le mani e a entrambe i piedi». Il servo, il Beato, sospirò e disse: «Ah, tenero Signore,
La sofferenza fa così male all'uomo e tuttavia lo abbellisce tanto spiritualmente da essere meravigliosa a disposizione di Dio. Nella sua vita provata da grandi travagli, calunnie e malattie di ogni genere, il più grande sostegno interiore fu per il beato Suso l'assistenza costante degli angeli del cielo. Egli era solito rivolgersi a loro con fiducia nelle sue angustie e pregarli di venire in suo aiuto. Saliva per questo sul monte dove era una cappella dedicata ai santi angeli e faceva per 9 volte, sempre pregando, il giro di quel sacello in onore dei 9 cori delle schiere angeliche. Una volta, trovandosi in pericolo di morte, si raccomandò a loro così: «Cari angeli, pensate che il mio cuore in tutti i miei giorni sorrideva solamente a sentirsi nominare, quanto spesso nella mia miseria voi mi avete arrecato celeste gioia e mi avete custodito dai nemici, i demoni. Oh tenere spiriti, ora soltanto sono giunto alla mia ultima agonia e ho bisogno di aiuto. Aiutatemi e proteggetemi dalla vista orrenda dei miei nemici, gli spiriti maligni». E questo un esempio da non dimenticare mai, cari amici degli angeli. Affidandoci ogni giorno a loro nella preghiera, ci assicuriamo già fin d'ora il soccorso di questi nostri santi custodi nel momento estremo. In altre sue opere, il libretto dell'Eterna Sapienza e l'Orologio della Sapienza, il beato Suso ci narra di aver ricevuto da Dio la grazia singolare di contemplare l'immensa gioia del cielo e di vedere con quale straordinaria bellezza e nobiltà è ordinata l'innumerevole moltitudine degli angeli, disposti in gerarchie e cori. Gaudi meravigliosi e visioni stupende di singolare diletto. Cari amici degli angeli, le esperienze dei santi che arricchiscono l'immenso patrimonio spirituale della Chiesa sono volute da Dio e tramandate anche per nostro ammaestramento. Venendone a conoscenza, ricaviamone profitto per la nostra vita. Sappiamo anzitutto discernere il nucleo essenziale evangelico dell'apparato accessorio costituito dalle grazie straordinarie che non sono comuni ad ogni anima, né necessarie né richieste per raggiungere la santità. Dall'esperienza spirituale del beato Enrico Suso impariamo dunque l'impegno costante nell'esercizio pratico dell'amore di Dio. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Giovanni 14,15. L'abbandono paziente e fiducioso in Dio nelle prove della vita, il ricorso all'aiuto degli angeli e la fiducia certa della loro benevola risposta, la speranza dell'eterna beatitudine che conforta e incoraggia. Buon cammino di santità, cari amici, dal monastero Calmero San Giovanni, Locarno Monti.